Salve a tutti ragazzi, riprendiamo il corso con questo video 4. L'importante adesso è cominciare a correre un po' perché se Dio vuole riprendere le lezioni dovrete già essere abbastanza in grado di riconoscere dei nomi e le strutture. Allora, in questo video 4 iniziamo a vedere l'introduzione sulle regole generali UPAC per assegnare il nome a un composto, visto che comunque state seguendo bene dalle visualizzazioni. Se i video vi piacciono, naturalmente fa piacere se lo indicate anche con il mi piace, perché questo mi ispira naturalmente a inserire più video possibile per fare anche più veloce. Allora, andiamo a vedere le prime regole. Una delle prime regole, naturalmente, in questa nomenclatura semplice degli idrocarburi alcani, per esempio, è quella legata alla catena carboniosa. Dovete sempre scegliere la catena, diciamo così, carboniosa più lunga. Naturalmente, quando avremo poi diciamo così, nomenclatura sostitutiva, vedremo che questa regola a volte non viene utilizzata, ma perché c'è una sottoregola che vedremo. Catena carboniosa più lunga, qui vale sempre comunque. Catena carboniosa più lunga, una seconda regola che vi indico subito è questa: assegnare col numero più basso possibile, numero più basso possibile, i sostituenti. Cioè, noi dobbiamo assegnare col numero il più basso possibile i sostituenti. Che cosa vuol dire? Che intanto l'ho detto a voce. E quando abbiamo dei sostituenti, il sostituente deve avere il numero più basso possibile. Questo vuol dire semplicemente una cosa. Andiamo a vedere che cosa ho scritto qui a destra. Ho scritto qui un pentano, 1, 2, 3, 4, 5 atomi di carbonio. 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5. Sempre un pentano che però lega in questa posizione un sostituente. Naturalmente ricordate sempre che quando parliamo di sostituenti, in questa posizione, in pratica, sto dicendo che un idrogeno, lo riscriviamo bene anche qua, CH3, sto dicendo che in questa posizione di questo pentano è stato sostituito un idrogeno con un metile. Quindi questo è un sostituente, deriva dal metano per sostituzione di un idrogeno, infatti un CH3, con questo legame che si connette alla catena principale, ed è appunto un metile, deriva dal metano, metano, metile, ed ha sostituito un idrogeno. Ok? Quindi catena carboniosa più lunga, anche in questa la possiamo scegliere, abbiamo 1, 2, 3, 4, 5, o anche qui. Naturalmente anche questa 1, 2, 3, questa sarebbe troppo corta, quindi anche 1, 2, 3, 4, 5 è sempre da 5. Quindi dobbiamo capire adesso da quale carbone partire per dare il numero più basso possibile a questo sostituente. Se parto da qui, 1, 2, 3, 4, 5, questo metile sostituente ce l'ho in posizione 4. Se parto da qui avrò 1, 2, 3, 4, 5 e il sostituente lo trovo in posizione 2. Quindi la numerazione corretta dà il carbonio 1 a questo carbonio piuttosto che a questo. Naturalmente, se io fossi partito da qui, 1, 2, 3, 4, 5, avrei sempre avuto un metile in posizione 2. Quindi io parto da qui, ma da qui non cambia niente. Cambia se parto da qua e sarebbe scorretto il nome. Assegnando il nome, appunto, diamo subito la numerazione. Avremmo 1, 2, 3, 4, 5, sostituente metilico in posizione 2, quindi per noi questo è semplicemente il 2-metil pentano. Notate bene che per scrivere il nome dobbiamo mettere la posizione 2 del sostituente, che è il metile, e i numeri, i sostituenti sono separati da un trattino, e tra l'ultimo sostituente, in questo caso l'unico e ultimo, è la catena, la radice della carboniosa del pentano, non c'è il trattino, ok? Metil pentano direttamente. 2 metil pentano e non 1, 2, 3, 4 metil pentano. Quindi il nome corretto di questo è 2 metil pentano. A oggi, per questo video, aggiungiamo anche un'altra regola, che è questa: se i sostituenti sono equidistanti,
sceglie che cosa? Si sceglie l'ordine alfabetico, ma di chi? Dei sostituenti. Cioè si sceglie quello che ha l'ordine alfabetico più basso, cioè se io ho per esempio A rispetto a P, sceglierò di mettere prima l'A e quindi dare il numero più basso al carbonio che identifichi quel sostituente con l'ordine alfabetico più basso rispetto alla P. Andiamo a vedere appunto però questo esempio. Allora, qui abbiamo una catena da 1, 2, 3, 4, 5, 6, sicuramente ce n'è una più lunga, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 8. Andiamo a vedere questa 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Quindi la catena principale è questa, ok? Perché è quella più lunga. Ora però dobbiamo partire da questo carbonio dandoci uno a questo o da questo dandoci uno a questo. Uno potrebbe dire, vabbè, vediamo in che posizione si trova il primo sostituente. 1, 2, 3, 4. In posizione 4 qui abbiamo un etile e partendo da qui abbiamo 1, 2, 3, 4. Quindi abbiamo un sostituente in posizione 4 e un altro in posizione 4 se parto da qui o da qui. Trovandosi entrambi equidistanti dal C1 ipotetico e dal C1 ipotetico, devo a questo punto scegliere l'ordine alfabetico. Notate bene che questo sostituente, l'abbiamo visto nelle lezioni precedenti, è CH, CH3, CH3, lo riscrivo qui. Io l'ho scritto in maniera estesa, è questo, ok? Questo sostituente, questo, e si chiama isopropile. Questo invece è CH2, CH3 e quindi sarà un etile, ok? Ricordatevi che la I di isopropile entra nell'ordine alfabetico. La E naturalmente sì, e quindi dobbiamo partire a contare da questa posizione perché la E viene prima della I, ABCD, EF, GHI. Quindi la E viene prima e parto da questa parte per questa ragione, perché questo sostituente avrà E e questo sarà I, etil isopropil. Quindi numerando e dando il nome per chiudere, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9. Quindi dando il nome sarà sicuramente un composto nove atomi di carbonio, la radice della catena carbonosa principale, non ano, ma prima scriviamo i sostituenti. In che posizione si trovano? Avremo in posizione 4 un etile, 4 etil, posizione 6 l'isopropile, quindi isopropil. Quanti atomi di carbonio ha la catena carbonosa principale? 9, non ano. Non hanno. Quindi notate bene che la discriminante qui è stato solo l'ordine alfabetico, la E viene prima della I di isopropil. Quindi sono partito a contare da questo carbonio piuttosto che da questo. Ok? Per questo video basta così, nel prossimo aggiungeremo le altre regole, vedremo altri esercizi naturalmente più complicati per farvi fare allenamento e poi nel gruppo vi condividerò anche degli esercizi da svolgere che poi vedrò più avanti. A prestissimo!